Maratona di poeti a Milano per celebrare i 50 anni del teatro Elfo Puccini, una 24 ore non stop all'insegna della poesia. Sentiamo Alvise Losi. Gli uomini, anime smarrite, anime snaturate che comandano, che camminano, che comunicano. Un reading ininterrotto, 24 ore di poesie recitate anche di notte, per festeggiare i 50 anni di un teatro diventato nel tempo riferimento della cultura milanese. Non era un progetto che è nato per diventare una grande istituzione, siamo nati attorno a un progetto che invece era uno spettacolo che voleva fare un discorso, voleva cominciare ad avere un contatto con la realtà politica che c'era intorno a noi attraverso il teatro e pian pianino sono passati 50 anni. 50 anni passati in un soffio che rimangono negli scatti di allora. Quando vedo quelle foto, quando vedo quegli spettacoli, sono come fossero l'altro ieri, sono vivi dentro di noi. Certo, qualche chilo in meno, qualche capello in più, ma la forza è quella, è quella continua ricerca, è quella voglia di conoscere, di incontrare persone che è ancora uguale. Anni che hanno segnato la città e che il teatro dell'Elfo continua a conservare nella sua identità. Un'epoca, gli anni 60-70, che questa città si è gettata alle spalle molto frettolosamente, correndo dietro ad altre idee. Soprattutto per i ragazzi che magari appunto la vivono in un certo modo questa città, per raccontare loro che c'è stato anche altro, che ci può essere ancora. Milano con la gente che corre al lavoro e finito il lavoro corre di nuovo al Parco Sempione a correre a vuoto, a correre in tondo con le magliette Decathlon.